amici passionati di tecnologia, bentornati in questo nuovo video. Io sono Tofo e oggi, ragazzi, non ci sto ancora credendo. Dopo un sacco di tempo siamo tornati su Fortnite. 8 mesi che non vi portavo questo gioco e ve lo sto riportando ultimamente. Uno, perché ho cominciato un po' a rigiocarci, visto che è anche l'unico gioco che posso giocare qui in vacanza, intendo giochi per console e PC, perché è l'unico gioco compatibile con Mac, che è l'unico computer che mi sono portato via. E ve lo sto riportando anche perché non ho idee, non sta uscendo assolutamente niente di nuovo nel campo di tecnologia, eccetera. Quindi ho deciso anche di riportarvi questo gioco anche per staccare un po', visto che tra poco ci sarà il WWDC e vi bombarderò di video tecnologici sui nuovi prodotti Apple. Quindi, ragazzi, oggi sono qui per farvi vedere il mio armadietto di Fortnite. Ma prima, visto che non ve lo ricordo da 8 mesi, andate su negozio oggetti, fate supporto un creatore e mettete come codice FFG-TOFOLITYT. Questo è un modo per supportare sia me che Martin, visto che molti di voi ci vogliono supportare ma non possono in nessun modo, visto che non abbiamo donazioni, non abbiamo ancora niente. Quindi questo è per il momento l'unico modo che avete per supportarci, quindi premete accetta. E quando vorrete comprare qualcosa basterà controllare che qui sotto ci sia il nostro codice. Detto ciò, ragazzi, qui abbiamo già il mio armadietto. Sì, ho shoppato il nuovo pass. Praticamente ho shoppato il nuovo pass, uno, per avere anche delle skin nuove, tra virgolette, e due, anche perché questa skin è troppo bella. Questa skin mi piace un botto. Ma detto ciò, andiamo subito a vedere, ragazzi. Abbiamo... partiamo dai CD. I CD proprio non ne ho tanti. Il primo che ho è della Season 7. I miei preferiti sicuramente sono o questo o Star Power, che sono belli, mi piacciono. Sui CD ci andiamo veloce anche sulle mimetiche. C'è questa qui che è di questo pass, mi sembra, che è veramente bella, mi piace un botto. Nera, gialla, proprio colori che messi assieme sono secondo me bellissimi. E questa sarà la mia mimetica per i prossimi mesi, perché fin da quando sono uscite le mimetiche io ho sempre tenuto solo quella nera, così tutta nera. Però questa qui gialla e nera è bellissima, credo che terrò questa. Signori, Fortnite è famoso per i balletti, quindi partiamo dai balletti. Allora, ho questo, che te lo davano tipo per se attivavi l'autenticazione a 2 fattori, credo. Poi ci sono questo disco, eccetera. Questo qui, carino, ma non mi è mai piaciuto, cioè non l'ho mai usato. Questo qui è di Marshmallow. Questo è forse il mio ballo preferito in assoluto, è veramente bellissimo, mi piace la musica, mi piace come si muove il personaggio. Questo balletto è il mio preferito. Ci sono altri dei balli molto più belli, molto belli, tipo questo qui ignorantissimo, questo qui carinissimo, questo qui l'ho usato per un bel po'. Questo qui è ignorantissimo, l'ho sciopato per questo. Questo è un altro dei miei balli preferiti, è ignorantissimo pure quello, però no. Questo l'ho shoppato, però vi devo dire la verità, non lo uso. L'ho shoppato solo perché ce l'avevano tutti, però non lo uso più di tanto, però è carino. Questo, ragazzi, menzione speciale per questo. Raga, menzione speciale per questo balletto, perché questo balletto era gratis nella Season 6 e per 24 ore, poi non è più uscito nello shop. E boh, ho sentito da alcuni video che è raro, quindi GG. Questo qui è molto carino, l'ho usato anche questo per un periodo. E questo è un altro dei miei balli preferiti. Questo qui è stato il mio preferito per tanto tempo e tutt'oggi lo uso. Poi c'è questo che ho shoppato. E un altro balletto voglio farvi vedere. Questo balletto qui è forse l'unica cosa che mi è rimasta della Season 3, cioè l'unica cosa che si ricorda della Season 3 che ho io. Questo qui faceva parte del pass gratuito della stagione 3. L'unico mio rimpianto è non aver giocato molto a questo gioco durante gli inizi. Però vabbè, alcune cose vecchie tipo queste ce le ho. Ok, raga, partiamo da queste cose. Io direi di partire dalle scie. Allora, le scie non ci ho fatto molta attenzione. Di quelle che voglio far notare che sono le mie preferite sono questa, che è molto carina, oppure anche questa con i tubi neon, che mi piace un botto. Poi deltaplani. Allora, deltaplani, anche qui vi faccio vedere solo i miei preferiti, perché non stiamo qui a vederli tutti. Questo è il mio preferito in assoluto, è veramente bello, questo mi piace un botto. Questo qui lo uso sempre perché è veramente bello. Poi c'è questo qui che è carino, però lo sto abbinando solamente con questa skin che sto usando in questo periodo. E poi vi voglio far vedere che io ho tutti gli ombrelli delle vittorie, dalla Season 4 all'ultima Season, questa qui, tranne la Season 5.
perché la season 5 praticamente non l'ho aperto questo gioco, forse ci ho fatto due o tre partite perché ero in vacanza e quindi non ho fatto mai neanche una vittoria nella season 5. Via signori, via via via, passiamo ai picconi, picconi. Allora, c'è questo qui che lo sto usando in questo periodo sempre perché è tema rosso, lo sto usando con quella skin che vi ho detto prima. Però i miei preferiti tra i picconi sono questo qui di Marshmallow, che è veramente carino, lo uso spesso. Questo qui, che tipo era del Pass Battaglia 6, che è molto carino pure questo, con la lanterna, quindi mi piace veramente tanto. E poi questo qui, che forse è il mio piccone preferito, è veramente bello questo. Nero e rosso sono colori che mi piacciono veramente tanto, accostati assieme, quindi lo uso veramente spesso pure questo. Zainetti, allora zainetti, anche qui vi faccio vedere i miei preferiti. Le ali assolutamente le uso praticamente sempre, le abbino in un sacco di cose. Questo qui, anche il mantellino, questo qui della season 6 mi piace veramente tanto, lo uso pure questo spesso. Se le ali le abbino solo ad alcune skin, questo qui le abbino veramente a tutte le skin, su qualsiasi skin io uso questo. Poi gli altri non ci siano menzioni, non è che ci siano menzioni speciali a parte questo che è della season 4, del pass battaglia 4, però... E infine ragazzi, passiamo a quello che tutti volevate. Signori, mi metto in piedi perché ve lo voglio annunciare. Passiamo alle skin. Dai signori, skin, 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 dai. Allora, Blackheart, allora lui in alcuni stili mi piace, tipo questo qui mi piace veramente tanto in questo stile, però in altri no. L'ho usata nella season 8, poi non l'ho più usata, non l'ho più utilizzata, diciamo. Ranger dell'amore lo uso spesso, diciamocelo, mi piace come skin. Questa qui di questo pass, so che c'è qualcosa di particolare dietro, ma non ho capito ancora come funziona, devo capire bene, l'ho shoppato l'altro giorno, il pass va bene. Lui, in questo stile, con i fulmini eccetera, mi piace veramente tanto. In questo stile, Hybrid è una delle mie skin preferite, ve lo dico, assolutamente. Lei non so voi, ma a me non è mai piaciuta. Lei l'ho usata per parecchio tempo, lei ancora oggi la uso, però raga vi devo dire non ho mai, oppure avendo tutti gli stili, non ho mai usato gli altri stili, ho sempre usato il primo, con cambiando sempre colori di questo e colore delle scarpe, però non ho mai cambiato lo stile al vestito, diciamo, l'ho sempre usato nel primo stile. Lui l'ho usato solo nella season 8, non lo uso da parecchio tempo. Lui pure non lo uso da parecchio tempo. In questo stile è bello, però non lo uso mai. Lui è Ciccio Gamer versione robot, raga. È enorme questo coso. Lui ultimamente due o tre volte l'ho utilizzato, però non l'ho mai usato appena sbloccato, ve lo dico. Lui è l'unico motivo per cui non volevo shoppare questo pass. Perché? Ve lo dico adesso perché. Perché quella originale non la batte nessuno. Vabbè, questo qui è un altro ciccio gamer versione spia. Cos'è che c'ha dietro? Cos'è sta roba? Cos'è? Un lama? Demi non mi è mai piaciuta, giuro. Non mi piace. E lei neanche, non mi è mai piaciuta. Soprattutto in questo stile ancora più brutta. Questa non credo di toccarla dalla season 8. Quindi da marzo dell'anno scorso. Un anno che non tocco questa skin. Lui non so neanche come faccia ad averlo, giuro. Lui l'ho shoppato perché mi piace veramente tanto. Era tipo di San Patrizio, credo. Comunque, bella sta skin. La uso anche questa spesso, però non tanto spesso come alcune skin. Lui l'ho usato per un periodo, poi me lo sono dimenticato. Non commentiamo. Pili ve l'ho già fatta vedere prima. E invece lei, con le ali del Ranger dell'amore, è forse la mia skin preferita di sempre. Se vedete dei vecchi video, usavo sempre lei. Andate a vedere nei vecchi video se non ci credete, perché veramente è una delle mie skin preferite, giuro. A molti non piace, però a me piace veramente tanto. Lei è una delle skin del nuovo pass, non l'ho mai utilizzata, anche perché l'ho shoppato ieri il pass. Lui, menzione speciale per lui, l'ho usato una volta, e quella volta in cui l'ho usato ho fatto una vittoria, quindi GG, lui mi porta fortuna. Lei mi piace come skin, la uso in questi due giorni, ho usato solo lei praticamente, quindi direi di tenerla. Vega l'ho usata, però a molti non piace, non capisco come faccia a non piacere a molti, a me piace. Poi queste skin sono del PlayStation Plus, queste qui saltiamo, a parte per quest'ultima qua,
perché quest'ultima qui è stata la mia prima skin brutta, proprio brutta brutta brutta, però quanti ricordi, ragazzi. Cioè, lei è un'altra delle mie skin preferite. Se faccio edit style a tre stili, l'ho usata per un periodo così, poi è uscito questo terzo stile senza cappuccio e l'ho usata sempre così. E questa invece non so neanche come faccio ad averla, non so se l'ho shoppata, se me l'è andata gratis, non ho idea di come faccio ad avere sta skin io. Se vi devo dare il mio outfit preferito è questo qui, con la Budapest con le ali, con il piccone questo qui, questo deltaplano e questa scia. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, sono il Federico che ha appena finito di montare questo video. Vi voglio dire due cose: uno, di appoggiare questo video se volete altri video di Fortnite, perché io non ho più intenzione di portarlo, però se lo volete ve lo porto volentieri. E due, a 10 like sotto questo video farò reagire al mio armadietto Opa. Detto ciò ragazzi, io vi saluto, da Apple TV è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video e vi dico ciao.